Con questo video, la classe terza della primaria di Sant'Ippolito vi presenta la vita di Giuseppe Occhialini, lo scienziato di Fossombrone, attraverso una bellissima storia a fumetti. In vista della fusione tra il nostro istituto comprensivo Fratelli Mercantini di Fossombrone e la direzione didattica Occhialini di Fossombrone Capoluogo, abbiamo voluto omaggiare gli alunni della scuola primaria della direzione didattica, illustrando loro l'importante ruolo dello scienziato Occhialini, a loro in parte sconosciuto, all'interno della comunità scientifica italiana e internazionale. Infatti, non capita spesso l'opportunità di avere tra i propri concittadini un illustre scienziato. Un'occasione così non poteva essere certo sprecata, nonostante la difficoltà di spiegare ai bambini così piccoli le ricerche condotte da questo celebre scienziato, conosciuto in tutto il mondo, e le difficoltà nella lettura del linguaggio scientifico della disciplina, la fisica, di cui Occhialini è un illustre esponente. Buona visione. Giuseppe Paolo Stanislao Occhialini nacque a Fossombrone nel 1907. Si laurea a Firenze nel 1929, discutendo una tesi sui raggi cosmici. Dopo la laurea, parte per l'Inghilterra, dove collabora alla scoperta di una particella di antimateria. Nel 1934 torna a Firenze, ma il clima creato dal regime fascista è assai ostile. Nel 1937 parte per il Brasile, dove lavora per l'Università di San Paolo. Nel 1944 lascia il Brasile a causa del secondo conflitto mondiale e ritorna in Inghilterra. Qui continua i suoi studi di fisica, ma nel 1952 torna in Italia. Insegna prima a Genova, poi a Milano, dove fonda il laboratorio di fisica cosmica e la sezione di astrofisica. Il 1959 è l'anno che vide il passaggio dalla ricerca sui raggi cosmici alla fisica dello spazio. Occhialini ebbe il primo grande successo con il satellite che permise di tracciare la prima mappa dettagliata della galassia. Contribuì alla fondazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, e quella europea, ESA. Occhialini morì nel 1993 a Parigi. Nel corso della sua carriera fu insignito di numerosi premi. Fu socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, dette dei raggi XL. In suo onore il satellite SAX è stato nominato Beppe SAX e anche un asteroide 20.081 Occhialini. Nel 2004 è stata creata la Fondazione Occhialini, con sede a Fossombrone, città natale dello scienziato. Occhialini fu anche un appassionato alpinista. Si iscrisse al CAI di Firenze, fu socio attivo del gruppo speleologico, partecipando ad esplorazioni di fama mondiale.